Dal Palo Badminton di Milano l'incontro con la vicepresidente della Federazione Italiana del Badminton, Claudia Nista, benvenuta, grazie per aver accettato l'invito di Sport & Sport. Grazie a voi che siete presenti anche voi a questo importante evento. Evento, sì, campionati italiani junior e under, tu accompagni la tua società, il Malles, che guidi da tanto tempo come coach, come allenatrice, come accompagnatrice, come responsabile di tutto ciò che il mondo under. Ma quante cose fa Claudia Nista per il badminton? No, ma io quello che a me ispira la passione e poi faccio che fanno tutte queste cose insieme. Un po' mi sento mamma, anche con bambini che non sono i miei, ma proprio perché siamo una società che vive di questo. Noi viviamo del gruppo, proprio di stare insieme, e credo che per noi questa sia un po' la cosa più importante, che diamo ai ragazzi, ma che ci ritorna. Alla fine siamo noi che vinciamo, perché vedendo tutti questi ragazzi uniti, lottando insieme, da squadra, da gruppo, per noi è appunto vincente. Sentendoti parlare è giusta l'affermazione che sei la mamma del badminton italiano, non si può negare. Vabbè, mamma, sì, sono mamma veramente di due giocatori, poi mamma perché ho l'età di essere quasi nonna, e, però non sono mai fermata. Alla fine da atleta, funzionaria, allenatrice, mamma, un po' sono sicuramente una che nelle righe del badminton esiste da tantissimo. Ed è la fortuna di una federazione, sai, avere gente come te è importantissimo. Senti, i tuoi giovani presenti in questo fine settimana a Milano? Sì, dai, sono tanti. Quest'anno abbiamo deciso di portare anche qualche piccolo che ha 10 anni, che fa la prima esperienza. Però è bello vederli crescere e niente, ci danno soddisfazioni, un po' meno, però alla fine questo stare insieme per 4 giorni così intensamente, quest'anno accompagnati da tantissimi genitori, non è mai stato così, eravamo qui, siamo un gruppo di circa 70 domani, con genitori e con bambini, perciò abbiamo detto metà Malles si trova a Milano. Quando si dice saper fare gruppo, questo è l'esempio lampante. Giusto, giusto. Tra poco meno di un mese si torna qui a Milano, campionati italiani assoluti, e qui le cose cambiano. Giusto, cambiano nel senso che nel palazzetto trovi persone che alcuni lo fanno già quasi da mestiere, poi chi veramente dedica tantissimo tempo all'allenamento, e certo il livello è diverso e forse anche la festa è diversa, nel senso che a me gli under ispirano sempre tantissimo perché è come una festa del badminton giovanile italiano. Gli assoluti sono già più una cosa un po' più seria. È come è giusto che sia, sai, si cresce e ogni età ha i suoi bisogni, ha le sue responsabilità. Qual è quello di un campionato italiano solo? Senti, poi 2024 si aprirà con una tappa del campionato italiano di Serie A proprio a Malles, in casa vostra. È vero, il 14 gennaio Malles sarà nuovamente, come dire, diventa il centro italiano del campionato. Sì, giusto, ospitiamo il CIS, il primo concentramento, ci fa sempre molto, molto piacere. Credo che l'ospitalità per noi è una parola maiuscola e cerchiamo sempre di far sentire a casa tutti quanti che vengono. E poi il campionato di Serie A, il massimo campionato, e allora l'invito è per chi ama lo sport, non solo il tempo, chi ama lo sport, chi vuole conoscere come si ospita, come si organizza, vi aspettiamo a Malles a gennaio per questa prima tappa del campionato italiano. Se proprio non riuscite ad arrivare, vi collegate sul canale YouTube di Sport & Sport e lì avrete in diretta le prime 2 tappe del campionato italiano di Serie A a Malles e poi a febbraio, è chiaro. Claudia Nista, grazie di tutto. Grazie a voi per la vostra presenza e del vostro aiuto per difendere un po' ancora di più il bello per noi. In bocca al lupo. Grazie per